Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo tutorial riguardante la scheda audio Presonus Studio 192 Mobile. In questo tutorial vedremo le caratteristiche della scheda, come utilizzarla e come interfacciarla con Studio One. Una volta acquistata, controlliamo che sotto la scheda sia presente un numero di serie e, collegandoci al sito di Studio One, quindi di Presonus, nel nostro account la registriamo. Una volta registrata avremo l'opportunità di scaricare sia Studio One Artist compreso, quindi con l'acquisto della scheda, sia dei plugin bundle che vengono offerti sempre insieme alla scheda. Il valore complessivo sia di Studio One Artist sia dei plugin equipara più o meno il valore della scheda, quindi una volta acquistata la scheda in realtà riceviamo una quantità di software dello stesso valore della scheda. Quindi una volta registrati saremo in grado di scaricare i plugin dai singoli siti di riferimento, per cui sul sito di Eventide, sul sito di Plugin Alliance, sul sito di Lexicon. Dovremo necessariamente registrarci anche sul sito di Arturia, creare un nostro account ed accedere al download dei plugin. Ovviamente la versione di Studio One 3 Artist è compatibile con i plugin sia VST sia Audio Unit. Analizziamo in breve la scheda. Possediamo due ingressi microfonici che possono essere selezionati sia come microfono sia come ingresso di instrument, quindi ingresso di linea. I due ingressi dispongono anche di un preamplificatore, per cui è possibile alimentare microfoni a condensatore come quello che sto utilizzando in questo momento attraverso l'accensione della Phantom 48V che troviamo qui sul frontale o attraverso il mixer virtuale fornito con la scheda che andremo a vedere tra poco. Sempre nel pannello frontale troviamo i due pulsanti di cursore che ci permettono di scorrere tra i canali. Vi ricordo che la scheda dispone fisicamente di 4 ingressi analogici, quindi 2 anteriori e 2 posteriori, di 6 uscite analogiche che troviamo qui nella parte posteriore, del collegamento BNC per il clock, quindi se dovessimo comunque sincronizzare un convertitore esterno, l'ingresso e l'uscita SPDIF digitale e una comodissima interfaccia ADAT di 16 canali con cui possiamo collegare un convertitore esterno e disporre quindi di 16 in e 16 out aggiuntivi. Il collegamento con il computer avviene attraverso la porta USB 3 che necessita comunque di un alimentatore esterno per poter far lavorare sia i preamplificatori sia il convertitore. Tornando al pannello frontale troviamo i V-meter dei 4 ingressi analogici e i V-meter delle 2 uscite main sulla parte posteriore. Il controllo main-out è affidato ad un potenziometro più grande. Per finire, un'uscita cuffie controllabile con il suo preamplificatore interno. Prima di collegarla, installiamo il nostro software Presonus da scaricare sempre dal nostro account dopo aver registrato la scheda, il chiamato Universal Control. Identificherà la scheda connessa al nostro computer. In questo caso possiamo già impostare la frequenza di campionamento fino a 192 kHz, il clock source internal, SPDIF o ADAT o WorkClock nel caso avessimo collegato dei convertitori esterni, il formato di output rimane a 24 bit. Le altre opzioni sono gestibili attraverso la DAW, quindi attraverso Studio One. Nella finestra di setting possiamo scegliere se avere la finestra di Universal Control sempre di fronte, la possibilità di farlo attivare allo startup del computer, il check del firmware per poter aggiornare appunto il firmware della scheda stessa, il rescan network qualora avessimo collegato anche altre periferiche Presonus, la scelta del linguaggio, in questo caso rimaniamo su inglese. Nelle preferenze interne troviamo sempre la scelta del linguaggio, l'apparence, se vogliamo che sia più chiaro o più scuro, le connessioni MIDI e il touch input per poter controllare il mixer interno di Studio One e Studio 192 Mobile con un iPad. Cliccando ora sulla parte sottostante porteremo in evidenza il mixer della scheda stesso. Con questo mixer possiamo gestire gli ingressi e le uscite della scheda senza utilizzare Studio One. La prima cosa da controllare sono le preferenze di impostazione del mixer. Andiamo in alto a destra, clicchiamo e possiamo controllare l'aspetto visivo del mixer, scegliere se mostrare o no le uscite e gli ingressi ADAT, in questo caso no perché non sono presenti all'interno della scheda, non sono utilizzate, quindi le togliamo e il mixer verrà nascosto. Il controllo del MIDI, il mixer bypass, che serve per poter garantire il controllo della scheda esclusivo per Studio One, lo vedremo dopo. Il talkback source, per esempio vogliamo che il nostro microfono in ingresso, ad esempio sul canale 2, serva per il talkback,
quindi per poter parlare con chi si trova nella recording room, lo speaker management, se vogliamo che il nostro suono venga riportato su uscite separate, ancora il color scheme, se vogliamo la versione più aperta o più scura, la possibilità di colorare i canali in base a come sono stati colorati su Studio One, lo show edit pop-up per poter accedere ai menu. Chiudiamo le preferenze, ecco il nostro mixer senza le uscite e gli ingressi ADAT. Come possiamo vedere, abbiamo la possibilità di impostare il canale. Per esempio, il canale 1 che sto utilizzando in questo momento è con un pre che possiede 21 dB di incremento, la Phantom accesa, la possibilità di girare la fase di 180 gradi o la possibilità di accendere un filtro high pass e quindi tagliare i bassi, come possiamo sentire. Il tutto avviene senza alcun tipo di latenza. Ogni canale dispone di una channel strip comprensiva di gate, compressore, equalizzatore e limiter, come avviene su Studio One. Questi effetti fanno parte del DSP interno, non interessano Studio One e quindi sono esclusivamente con latenza zero. Vediamo come funzionano. Accendiamo il compressore sul nostro canale, passiamolo, attacco immediato, release più lungo, gain per recuperare il gain del rapporto della compressione che stiamo utilizzando. Andiamo poi su, ad esempio, sull'equalizzatore. Ogni banda, abbiamo l'equalizzatore a 4 bande, ogni banda può essere accesa in questo modo. Per esempio le bande esterne, quindi quella laterale, può diventare un high pass filter, come vediamo, e la banda esterna a destra un low pass filter. Molto intuitivo, vi ricordo che queste funzioni possono essere attivate ed utilizzate anche con l'iPad, quindi con il touchscreen. Passato l'equalizzatore possiamo accedere al limiter, accendendolo e quindi rendendo il tutto meno invasivo. Ovviamente sullo stesso canale possiamo aggiungere altri tipi di effetti che sono il riverbero e il delay. Questo per poter dar modo al cantante di turno di potersi sentire con gli effetti senza influenzare le tracce interne di registrazione e senza avere latenza di alcun tipo. Per poter accedere alla mandata effetti clicchiamo su effetto 1, quindi effetto A per quanto riguarda la stanza. Scegliamone una più grande così è più evidente. Una bella warm hall e apriamo la mandata, eccolo qui. Lo stesso accade per il delay, andiamo su effetto B e possiamo aggiungere un delay mono in questo caso, oppure pilotarlo col tap. Togliamo la mandata effetti. Questi plugin, eccetto gli riverberi e il delay, possono essere aperti anche in Studio One. Torniamo sul main mix. Andiamo ora a configurare la nostra icona. Ad esempio, nel canale 1 ho inserito la voce ed ho inserito ovviamente l'icona del cantante, ma potrei cambiarla con altre, per esempio speech. Il canale 2 abbiamo detto che sarebbe stato il microfono di Q. Il canale 4 e 5 potrebbe essere appunto il canale delle tastiere, ad esempio. In questo sistema possiamo disegnare gli strumenti a cui fanno riferimento i canali. Il canale SpeedIF viene considerato a parte e possiede la possibilità di inversione di fase con la suddivisione in due canali mono. Gli altri canali denominati DO sono i ritorni che appunto avremo da Studio One. In questo caso ho segnato l'icona del computer e delle cuffie. Le mandate effetti, eccole qui, possiamo appunto utilizzarle sempre dal mixer digitale ma non da Studio One. L'opzione di storing ci permette di venire a contatto con alcuni preset già confezionati. Ad esempio, stiamo facendo una batteria, possiamo già avere dei preset pronti per il tipo di batteria e già impostati nel canale, quindi avremo già dei recall filters. Potremmo creare i nostri e salvarli, ovviamente. Qui possiamo scorrere sugli altri canali direttamente senza dover tornare nella finestra di main. Abbiamo detto che il canale 1 sarà affidato alla voce, potremmo ad esempio caricare un preset della voce. Cliccando su Recall avremo ovviamente la possibilità di richiamarlo. Questo è anche un ottimo sistema per poter utilizzare la scheda audio dal vivo e quindi cantare su una base o registrare una band. Possiamo ovviamente muovere il pan
il mute del canale o il solo. Lanciando Studio One, tutto il mixer verrà interfacciato con la DAW e quindi tutte le funzioni che abbiamo visto ora possiamo richiamarle direttamente da Studio One senza accedere al nostro pannello Universal Control. Lanciamo Studio One. Selezioniamo la nostra scheda audio, la frequenza di campionamento ora la lasciamo a 48 e creiamo una nuova song. Una volta arrivati nella finestra principale controlliamo gli ingressi e le uscite della scheda. Andiamo su IO Setup, ingressi, facciamo sì che ogni ingresso della scheda abbia come riferimento un canale mono. Sopra verranno indicati gli ingressi e le uscite della scheda con il loro nome. Quindi 1 e 2 MIC Instruments, 3 e 4 MIC IN e 4, SpeedIF Left and Right e tutti gli ingressi ADAT che in questo momento non abbiamo a disposizione perché non è collegato un convertitore esterno. Stesso discorso nella finestra di OUT. Facciamo sì che tutte le uscite siano in questo caso stereo. Per comodità ho assegnato all'uscita cuffie vera e propria e all'uscita Line Out delle funzioni di QMix che vedremo dopo nel mixer. Facciamo ok e aggiungiamo le nostre tracce audio all'interno di Studio One. Aggiungiamone ad esempio 12 mono. Andiamo ora nel mixer e notiamo immediatamente alcuni cambiamenti rispetto al solito mixer di Studio One. Facciamo sì che ogni ingresso sia ovviamente associato agli ingressi che abbiamo poc'anzi configurato con la IO Setup. E notiamo subito che abbiamo a disposizione la possibilità di accendere la Phantom sui primi due canali, l'inversione di fase, il gain control del volume del microfono in ingresso sui primi due canali. Il canale 3 e 4 e anche gli altri digitali possiedono l'inversione di fase. Nella sezione QMix troviamo i QMix, quindi il mix per ogni singola traccia in base all'uscita cuffie che abbiamo configurato nel QMix del mixer. In alto, in questo caso, troviamo il Fat Channel che equivale a quello DSP all'interno della scheda che abbiamo visto nel mixer. Quindi possiamo utilizzare questi effetti sulla voce senza dover utilizzare la CPU del computer. Una volta configurati, ovviamente vanno replicati nella finestra di insert per poter essere utilizzati in fase di playback. In questo caso è semplicissimo. Dovremo necessariamente aggiungere il Fat Channel nell'insert e linkarlo con il Fat Channel in ingresso del DSP. Sulla parte destra troviamo tutte le altre funzioni che sono presenti nel mixer virtuale della scheda, per cui la funzione di talkback, il volume del talkback, la funzione cuffie con l'uscita di scelta, il dim che abbassa immediatamente di 15 dB il volume generale, il mute sul master, il mono e lo speaker selection e la selezione degli speakers nel caso avessimo intenzione di utilizzare più di una coppia di monitor. Controlliamo che la nostra zero monitor latency sia accesa. Per fare questo possiamo abilitarla in questo modo e verifichiamo sempre nelle impostazioni delle preferenze nel processing che sia attivo Use Native Low Latency Monitoring. In questo modo possiamo mantenere un buffer alto nella impostazione della song e quindi lavorare con tantissimi plugin e non ascoltare alcun tipo di latenza mentre registriamo. Spero che il video sia stato utile a tutti quanti i possessori di Studio One 192 e 192 Mobile. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale YouTube sotto, lasciare eventualmente un commento e continuare a seguirmi su Facebook, su Music Off e naturalmente su YouTube. Ciao a tutti!